Eh sì, ragazzi, eh sì, Sick Parade, nuovo giorno, nuove notizie, nuove news di calciomercato. Ultimamente vedo che vi sta piacendo meno questo format, fatemi sapere se volete che io lo continui per tutta l'estate, quindi per tutto il calciomercato, oppure volete che io lo prenda e lo cestini in modo più cattivo possibile. Fatemelo sapere e fatemene accorgere anche con una vostra reazione, magari mille mi piace qui sotto e subito vi porto il prossimo Sick Parade. Tra le altre cose vi invito anche a iscrivervi al canale se non l'avete fatto per supportare questo progetto e questo canale. Detto questo, partiamo e partiamo dalla notizia numero 10, dalla posizione 10. Infatti, il Monza continua a fare acquisti e pare che Lotito e Galliani si stiano occupando di una trattativa verso Francesco Acerbi. Acerbi, centrale della Lazio, Pedulla ne parla, contatti continui tra l'amministratore delegato del Monza Adriano Galliani e il presidente della Lazio. Acerbi è stato fatto praticamente fuori, non è più diciamo contemplabile andare avanti per Acerbi alla Lazio. È stato fatto fuori, non lo vogliono i tifosi, la squadra non lo vede più come il cardine, come un eventuale capitano, mentre il Monza lo vorrebbe per l'esperienza. Il Monza sta rifacendo la squadra. Per me questo sarebbe un colpo adatto, perfetto e ideale, perché per il Monza prendere Acerbi significherebbe fare una difesa molto 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 forte, esperta, perché poi hai preso anche Ranocchia, però sicuramente molto forte, molto esperta per la Serie A, per il nostro campionato. Sarebbe ideale e sarebbe un voto molto alto. Assurdo pensare invece al disastro di Acerbi, che è passato dall'essere, io mi aspettavo tipo capitano, entrava in dirigenza e tutto quanto, ad essere presente uno dei tanti. Fatto sta che vedremo nei prossimi giorni quello che succederà correlato ad Acerbi. Posizione numero 9 per Romagnoli, che domani farà le visite mediche. Infatti è fatta, Romagnoli è un nuovo giocatore della Lazio, è stato capitano del Milan e arriverà proprio per sostituire Acerbi. Romagnoli per sostituire Acerbi, mentre Casale per sostituire Luis Felipe. Fatto sta che la Lazio sta facendo un signor calciomercato. Domani mattina alle 8 alla clinica Paideia ci saranno le visite mediche, poi firmerà il contratto. Dopo 7 anni di Milan, il Milan l'aveva pagato 30 milioni di euro, si è svincolato, si legherà per 5 anni alla Lazio. Arriverà domani, tra l'altro, proprio in serata ad Auronzo di Cadore, e avrà appunto la possibilità di ricevere l'abbraccio dei tifosi presenti al ritiro biancoceleste. Devo dire oggettivamente che questo è un gran colpo. Ne ho parlato, ho fatto un video dedicato in cui ho parlato proprio di Romagnoli alla Lazio, perché secondo me è un colpo che merita che se ne parli, e ho deciso quindi di parlarne proprio per questo. Posizione numero 8 per la Cremonese, che continua a fare movimenti e ha preso un giocatore del Milan. Chi? Zagiut. Ora in pochi lo conosceranno, compreso me. È un classe 99, attaccante, e questa sera arriverà al ritiro della Cremonese e appunto partirà con la preparazione atletica dei grigio-rossi. Contratto che lo porterà appunto a titolo definitivo. Il Milan prenderà solo 1 milione di euro. Il calciatore diventerà in tutto e per tutto un nuovo calciatore della Cremonese, non in prestito, non a livello temporaneo, ma sicuramente in modo completo. Diventerà un giocatore della Cremonese. Gran calciatore? Non lo so, lo scopriremo, però sicuramente alla Cremonese avrà quello spazio che probabilmente al Milan avrebbe faticato ad avere. L'unica cosa, in questo momento non c'è, penso che il Milan avrebbe dovuto metterci una percentuale sulla ricorsa, sulla ricompra, sulla rivendita, una ricompra in qualche modo. Insomma, se questo dovesse esplodere sarebbe una cosa abbastanza pesante per il Milan, perché lo perderebbe in assoluto e se lo vedrebbe, insomma, magari a una Juve o a un Inter in futuro, un po' come è successo già in passato con Locatelli, che adesso gioca nella Juventus. Posizione numero 8 per il Torino, che rischia di perdere un difensore. Infatti c'è un giocatore, precisamente Zima, che pareva quest'anno dovesse diventare il titolare. Con l'addio di potenziale di Bremer, la titolarità andrà a Zima. Buongiorno, e poi capiremo se a Gigi, se arriverà a Solé. Insomma, il Torino sta facendo un mercato in entrata. In realtà è, diciamo, abbastanza immobile sul mercato, ma farà un mercato in entrata. La Gazzetta dello Sport parla di tante squadre interessate alla centrale della Repubblica Ceca. Una su tutte, quella più concreta, è quella dello Schalke 04, che lo vuole assolutamente. In realtà il Torino non vorrebbe perderlo, vorrebbe renderlo il nuovo Bremer, vorrebbe renderlo centrale nel progetto
appunto dei Granata. Tutto girerà sicuramente intorno a come si deciderà di muoversi per quanto riguarda il discorso legato alla difesa, perché se arriva un'offerta importante, se arriva un'offerta gigantesca, e beh, il Torino a quel punto potrebbe anche dire lo cedo, cioè alla fine Zima non è ancora diventato Bremer, lo diventerà forse, può darsi, ma non è ancora diventato. Ecco, se arriva un'offerta che ti fa pensare quasi quasi lo vendo perché pare essere Bremer ma non lo è, allora in quel caso ok. Però in realtà Juric avrebbe chiesto di rifiutare ogni tipo di offerte, nonostante sul giocatore ci siano tante squadre, perché crede che possa veramente essere il fulcro della difesa del Torino del futuro. Posizione numero 6, ma guarda te chi si rivede per Balotelli, ragazzi. Balotelli ha lanciato un indizio social nelle sue storie Instagram, ha messo un po' di emoji con la Spagna, con il pallone, con Mario, e con la domanda ti piacerebbe? Cioè, il discorso qual è? Che pare, e Marca poi, il giornale spagnolo lo conferma, si sia offerto in Spagna, al Cadice e al Valencia di Gennaro Gattuso. Balotelli in realtà ha un altro anno di contratto con la Dana Demirspor, quindi in questo senso lui non è in scadenza, non è uno svincolato, però una clausola rescissoria di 5 milioni di euro, quindi se qualche squadra lo vuole ci mette veramente un attimo a prenderselo e a portarselo a casa. 5 milioni sono pochi, soprattutto nel calcio di oggi dove i soldi insomma si muovono come nulla, e Balotelli in qualche modo potrebbe tornare ad essere centrale in qualche progetto. Non lo vedrei male con Gattuso, anche perché Gattuso è uno che te gonfia, cioè se tu sbagli te gonfia, e lo vedrei molto bene Balotelli al Valencia, anche al Cadice in realtà. Cioè, mi stupisce come non trovi squadra, perché comunque voi direte, vabbè, ma con tutte le volte che ha fallito, già tanto che la trova in Turchia. Sì, però ragazzi, alla fine, nel senso, c'è Destro che gira ancora per le squadre, per l'Empoli, a fare il titolare, ha fatto anni pessimi, l'anno scorso era tornato a fare bene con il Genoa, quindi nel senso sono giocatori che ottengono sempre possibilità. Balotelli per me, insomma, Valencia potrebbe fare discretamente bene. Quinta posizione per un giocatore che, se viene, mi trovate probabilmente nudo al Circo Massimo, perché sapete che io lo amo, l'ho messo anche, se non sbaglio, nel mercato che farei della Roma, Torreira. Torreira ha detto, ho parlato con Mourinho, l'ipotesi mi tenta, dice voglio tornare in Serie A, ho deciso di uscire allo scoperto, parla della Roma, dice ho parlato con Mourinho tempo fa, mi ha chiamato, ne ha parlato a El País, un quotidiano uruguaiano. Dice, è un allenatore che ammiro, è un'occasione che mi tenta, però non è facile. Non è facile perché bisogna trattare con l'Arsenal, non è facile perché la Roma deve pareggiare un'offerta che i Gunners chiedono, e Torreira vale, quindi bisognerà capire quanto la Roma sarà disposta a spendere. La Roma è tra Frattesi e Aouar, Torreira potrebbe essere un profilo adatto, io me lo prenderei sopra tutti, sopra Aouar, sopra a Frattesi. A me Torreira fa impazzire, è il centrocampista perfetto ed ideale secondo me per quello che chiede José Mourinho. Se Torreira ne parla così, allora ben venga, io veramente ragazzi impazzirei per prendermi Torreira, sarebbe veramente un gran colpo, e soprattutto se poi Veretout rimane, e se dovesse tornare quello di un tempo, il centrocampo Torreira-Veretout sarebbe secondo me qualcosa di veramente spaziale, e potremmo fare dei grandissimi passi in avanti. Alla posizione numero 4 c'è il Napoli. Perché il Napoli? Per due motivi. Il primo è perché il Valencia continua a lavorare sul fronte politano, hanno alzato l'offerta, lo vogliono, il Mattino ne parla, parla di cifre, parla di nomi, dice che sono pronti ad alzare l'offerta da 10 a 13 milioni. Qual è il problema? Il problema è che De Laurentiis chiede 20 milioni di euro, una cifra che non sta, secondo me, né in cielo né in terra, una cifra troppo troppo alta per Politano, che in questo momento non ti offrirebbe nessuno. Il Valencia però, per cercare di prenderselo, è disposto ad alzare, quindi da 10 a 13 milioni. Vedremo se magari questa cifra farà piacere al presidente De Laurentiis, vediamo se questa cifra convincerà Giuntoli, ci sarà un accordo a breve. Politano vuole andare via perché è stufo di fare il comprimario, vuole fare il titolare, quindi il Valencia resta protagonista del nostro Sick Parade. Nella stessa posizione però parliamo dell'eventuale sostituto di Politano. Infatti pare che se Politano dovesse partire, il Napoli andrebbe all-in su Solbakken, sarebbe il sostituto ideale, è un trequartista ala che gioca su entrambe le fasce ma può giocare anche punta o falso 9, quindi tutti i ruoli che Spalletti impiega, perché Spalletti impiega appunto con il 4-2-3-1 il trequartista, le due ali e la punta, e quindi Solbakken sarebbe un giocatore perfetto. Se Politano partisse, il Napoli andrebbe proprio su Solbakken, l'abbiamo detto in tutte le salse, continuiamo a dirlo, tra 6 mesi Solbakken partirà a parametro zero. Il Bodo Glimt ha detto che loro ad agosto venderanno Solbakken, probabilmente potrebbero venderlo, e il Napoli secondo me potrebbe essere la piazza ideale. Io spero di prendermelo a Roma, ve lo prenderei molto volentieri, ma ve l'ho già detto, lo ripeto, l'ha detto anche De Laurentiis, le vie del calcio mercato sono infinite, quindi vedremo la situazione Solbakken come si andrà a concludere. Saliamo sul podio con la posizione numero 3, c'entra tra l'altro ancora la Roma, sempre di riflesso, Solbakken pure c'entrava la Roma, c'entra anche qua perché alla Fiorentina piace
Kumbulla con l'eventuale addio di Milenkovic, che ha un contratto che scade l'anno prossimo, che insomma vuole andare via, che si sta cercando di capire cosa fare, la Fiorentina sta monitorando diverse piste. Ve ne ho parlato già di alcune piste, vi ho parlato anche di centrali super costosi, stavolta vi parlo, ne parlava le parisiane, stavolta vi parlo invece di quello che dice La Nazione, giornale che appunto si dedica anche alla Fiorentina. Pradè starebbe pensando a Marash Kumbulla. Kumbulla è un giocatore che piace a diverse compagini, avevo citato il Torino, vi cito anche la Fiorentina. Qual è il problema? Il problema è che ad oggi il valore di Kumbulla si aggira intorno ai 12, 13, 14 milioni di euro, ma la Roma lo ha pagato 26. Avendolo pagato 26, non te lo regalano, non te lo regaliamo. Anche perché vi dirò che questa seconda parte di stagione Kumbulla non ha fatto nemmeno troppo male. Cioè io me lo terrei, io me lo vendo. Se arrivano 25 milioni e dico vabbè, ti ringrazio, provo ad andare a prendere Bremer e ti do Kumbulla. Però se devo regalartelo, se devo andare in minusvalenza, personalmente io Kumbulla me lo tengo. Non è che sono disperato nel doverlo cedere. E questa è l'unica difficoltà nel trattare con la Roma per il centrale albanese, che insomma Mourinho non disprezza poi così tanto. Posizione numero 2 per Diallo e per il prezzo che è stato messo su Diallo per quanto riguarda il Milan. Ieri vi avevo parlato nel Sick Parade di 11 calciatori con le valigie in mano dal Paris Saint Germain. Oggi vi dico che il Milan sarebbe interessato a Diallo, sarebbe interessato a Abdou Diallo, però il problema è che il prezzo lo fa diventare fuori portata. Infatti Campos avrebbe chiesto 30 milioni di euro, clamoroso che sia un giocatore in uscita, un esubero del Paris Saint Germain, e vengano chiesti 30 milioni di euro. Ne parla calciomercato.com. E chiaramente, come vi dico da ormai tanto tempo e ve lo continuerò sempre a dire, il Milan ha altre priorità. Non pensate, non perché il Milan ha provato tanto a prendere Botman che ha priorità del difensore. Botman era un'occasione, 23-24, poi è stato pagato 40, allora ciaone. Però ci sono tanti nomi che sono le priorità, De Ketelaere per dire, Ziyech per dirne un'altra. Cioè giocatori che in questo momento per Maldini e Massara sono al numero uno e non il sostituto di Romagnoli, perché Diallo verrebbe a fare il sostituto di Romagnoli. Il Milan dietro c'ha già i titolari che sono Tomori e Kalulu, c'ha già il primo vice che è Kier, che è rientrato dall'infortunio, il quarto centrale può essere anche una pezza, quindi non deve per forza essere uno da 30 milioni di euro. Il Milan 30 milioni non li spenderà, piuttosto appunto andrà a prendere una pezzaccia bagnata da mettere lì per completare il pacchetto arretrato. E alla posizione numero 1 c'è Saliamicic, che è stato a Torino, si è presentato, direttore sportivo, amministratore delegato, quello che è, del Bayern Monaco, ha parlato con la Juventus per De Ligt. La Juventus vuole 90 milioni di euro. Il Bayern Monaco pare che capisca che si può andare a trattare in qualche modo e è stato fermato da vari microfoni della stampa. Saliamicic gli è stato chiesto appunto se c'era fiducia nell'eventuale trasferimento di De Ligt in maglia bavarese, in maglia rossa. Lui ha risposto: fiducia, vediamo. E questo lascia ovviamente trapelare il fatto che un po' si sta trattando e ci si sta avvicinando pericolosamente ad un'eventuale possibile chiusura della trattativa in questione. De Ligt potrebbe andare al Bayern quando De Ligt vuole, quando un giocatore vuole andare in una squadra, e questa squadra è disposta a spendere soldi per proporgli un contratto, per proporgli un'offerta. Beh, secondo me è una trattativa che si fa. De Ligt io credo che sia questione di ore, ora non so quante ore, però è questione di ore, perché il Bayern vuole De Ligt vuole il Bayern e la Juve è disposta a accettare quella cifra. Come ho già detto a più riprese, io non avrei mai ceduto De Ligt, perché tu dimostri anche di essere molto indietro nella crescita di un progetto, per me. Però al momento De Ligt pare possa partire, comunque l'incontro c'è stato e vedremo quello che succederà. Eh sì ragazzi, è Sick Parade, fatemi sapere la vostra, mi raccomando, con un commento qua sotto, iscrivetevi al canale se non l'avete fatto, io vi ringrazio per aver visto questo video, mi lascia tantissimi mi piace, buona ciao all'alene come sempre, ci vediamo al prossimo video.